Siamo con una classe quinta appunto che è venuta a visitare il laboratorio e oggi siamo qui per spiegare e per far giocare i bambini con questa attività di coding, che è un modo di risolvere i problemi che al giorno d'oggi, con una società che cambia sempre di più e va avanti, è molto richiesto perché riesce comunque a risolvere i problemi in un certo qual modo. Oggi aprire la nostra scuola, naturalmente non è un open day come quello che in genere si fa classico agli istituti superiori, ma perché vogliamo soprattutto aprirci al territorio, ai ragazzi di quinta, quelli che in questo momento devono fare una scelta. E anche i genitori sono presenti e sono venuti. La nostra ha una connotazione particolare, è una scuola di indirizzo musicale, i ragazzi hanno la possibilità di studiare tromba, sassofono, clarinetto, batteria. Un altro elemento fondamentale è la biblioteca scolastica, la biblioteca tempo libro, e già da molti anni che in questa scuola vogliamo dare molto risalto alla lettura. I ragazzi sono impegnati anche in diverse fasi dell'anno scolastico in progetti di lettura animata e lettura condivisa. Le letture animate che facciamo in questa scuola sono prevalentemente letture per ragazzini di più piccoli verso la prima media, che però danno dei significati precisi, concreti agli alunni, sia di piccola età che terza media, di fascia maggiore di età. Poi in questa scuola non facciamo solo letture animate, principalmente abbiamo degli insegnanti molto validi che ci fanno studiare anche tanto, però sono davvero forti. Imparare la musica attraverso il gioco, attraverso il divertimento, ciò non vuol dire che bisogna farlo in modo disattento, ma anzi proprio con la giusta attenzione, passione e dedizione. Quindi questo corso, diciamo, fondamentalmente vuole avvicinare, vuole appassionare i ragazzi alla musica. Diciamo, non ha grossissime pretese, è solo quello di avvicinare i ragazzi alla musica, e poi è anche stato provato scientificamente che la musica aiuta anche i giovanissimi a sviluppare un'intelligenza superiore, che non vuol dire che possa farli diventare degli scienziati, ma fondamentalmente aprire la mente a 360 gradi. Inoltre, naturalmente, ci sono progetti che vengono sviluppati di pomeriggio, extracurriculari, come quelli di potenziamento tipo latino, teatro, e poi ci sono anche progetti che vanno a sostenere sia i ragazzi più deboli, perché questa è una delle mission diciamo prioritarie in questa scuola, progetti che sostengono i più deboli, quindi di recupero e consolidamento, e progetti che sostengono le eccellenze, come quelli che in genere fanno con progetti di olimpiadi del problem solving, il coding, i bebras della matematica e così via. È stato bello perché i professori sono bravi e noi siamo sicuri che vinceremo anche le regionali e andremo il 20 febbraio a Napoli, perché ci siamo impegnati al massimo. Possiamo dire che siamo una scuola dell'innovazione, non perché riceviamo in maniera critica tutte le sollecitazioni che ci vengono dall'esterno, ma perché sappiamo che la società è in continua trasformazione, probabilmente quello che oggi impareranno i nostri alunni tra 10 anni non sarà più valido, e loro dovranno avere la capacità anche di cambiare lavoro e di adattarsi, per cui piuttosto che dare delle risposte preconfezionate a vecchi problemi, noi vogliamo che loro acquisiscano l'attitudine all'apprendimento permanente, quello che gli inglesi chiamano lifelong learning. E il pensiero computazionale, che noi in questa scuola fa parte ormai in maniera definitiva del nostro PTOF, mira proprio a questo, a preparare gli alunni ad affrontare al meglio la sfida del futuro. Noi in palestra giochiamo a calcio, pallavolo, pallacanestro, tipo tutti gli sport.
noi ci divertiamo molto.